Vieni, entra. Ma è tardi, meglio non vorrei disturbare. No, non mi disturbi, entra, vieni, vieni qua. No, non disturbo. Va bene. Allora, raccontami, com'è andata la scuola oggi? Ma... bene. Abbiamo imparato i fiumi, poi i numeri, le lettere, quasi tutte. A, B, C, H, R... non ricordo. Poi il maestro mi ha interrogato e mi ha dato 10. Quanto ti ha dato? Dato 10. Non è vero! Io ci volevo andare a scuola, ci volevo andare, però me ne successe tante. E tornando dicevo, e ora come faccio a presentarmi alla mia buona fatina così? Che dirà quando mi vedrà? Vorrà perdonarmi? Ma chi lo sa? Dovrebbe essere troppo buona per perdonarmi. Chissà se lei è così buona da perdonarmi, dicevo. Ho detto no, no. Poi ho detto sì, forse sì, perché lei è buona e bella. Ecco, ho detto, se mi perdona vuol dire che è la fata più buona e più bella che c'è nel mondo. E se non mi perdona, non è. Però secondo me è, ho detto. E allora mi dovrebbe perdonare. E vediamo ora quando arrivo a casa, chi lo sa. Perché io nella mia vita, Fatina, non ho mai avuto un quarto d'ora di bene nella mia vita, un quarto d'oro! Hai visto cosa succede a non mantenere le promesse? Sì, e mi merito una punizione, purtroppo me la merito! No, Pinocchio, nessuno ti punirà più. Anzi, adesso che davvero hai capito, ti voglio fare il regalo più bello. Si avvererà il tuo desiderio, diventerai un ragazzo come tutti gli altri. Vuoi? Oh, Fatina, lo voglio più di ogni cosa. Diventerai bravo. Oh sì, ma io sono già diventato bravo, perché l'ho capita, Fatina, stavolta l'ho capita. Ti credo, Pinocchio, sento che sei sincero.